Oggi vi propongo un'idea per un piatto che è ormai di moda anche in Italia, che è il poké, in questo caso a base di salmone, avocado e insalata e edamame. Ovviamente in ogni poké c'è sempre del riso, io ho già cotto il riso, normalmente faccio una parte di riso, due parti di acqua, una volta che assorbe tutta l'acqua lo faccio raffreddare. Iniziamo con la preparazione, non ci sarà niente di cotto, tutto crudo, quindi la prima cosa che faccio, taglio il salmone a cubetti. Possiamo anche, se vogliamo, tagliarlo tipo sashimi, come preferiamo. Lo metto su una placchetta. Faccio la stessa cosa con l'avocado. Ovviamente lo sbuccio. Lo taglio fine. Ovviamente per non farlo ossidare, succo di lime. Anche questo sulla placchetta. Ora tocca all'insalata iceberg, la vado a tagliare molto finemente. Ora, per condire il tutto, andrò a fare una emulsione di soia, aceto balsamico e olio extravergine di oliva. Quindi, olio extravergine di oliva, vado a emulsionare il tutto. Questa una volta fatta, se ne facciamo anche di più, possiamo anche conservarla per condire comunque un'insalata o del pesce. A questo punto ho tutto pronto e posso procedere con l'impiattamento. Iniziamo a comporre il piatto, quindi in maniera classica, base di riso. Ok, a questo punto iniziamo a montare il piatto, quindi partiamo dal salmone, andiamo ad aggiungere l'avocado, l'insalata iceberg tagliata sottilmente, terminiamo con l'edamame che è già cotto al vapore, oppure anche sbollentato, va bene. Vado a bagnare il riso con l'emulsione di soia, aceto e olio. E vado a terminare con del sesamo tostato e del peperoncino. Aggiungiamo anche, per chi vuole, la metà del lime avanzato, così via. Facile, veloce, senza fornelli, provateci. Alla prossima, buon appetito.